e parlava di questa, è una ripresa, no? Perché è già debuttato a Palermo, se non sbaglio, della tempesta, in quale Carpentieri avrà il ruolo di Prospero. Vogliamo ragionare proprio su questo, che tipo di... La tempesta è un classico shakespeariano che torna ciclicamente, e anche giustamente, visto quello che poi racconta, mette in scena, nel teatro italiano. Tu che lavoro hai fatto, stai facendo, e perché hai deciso di lavorare su questo testo? Ma è, diciamo, uno di quei testi che uno insegue tutta la vita. E in particolare io, quando ho fatto il mio primo film, Il manoscritto del principe, avevo questo attore straordinario che faceva Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ed era Michel Bouquet, attore immenso, francese, e per spiegargli come fare il principe, che tipo di carattere, gli parlavo di Prospero. E leggevamo insieme Prospero, perché Prospero è un re, un sovrano, come sempre in Shakespeare, pieno di dubbi, in attesa di tornare ad agire, e in realtà forse incapace di agire. È uno che ha letto troppo, che ha troppo, che c'ha, come dire, ingombrato dalle sue riflessioni. E quello che è interessante è che, ovviamente, è uno di quei testi fondamentali sul rapporto tra le generazioni, molto importante anche il rapporto con Miranda, che in definitiva è il pretesto di tutta la commedia shakespeariana, perché lui vorrebbe darle un futuro, e scogita la sua uscita di scena anche nella prospettiva di dare a Miranda un compagno, una prospettiva. E insomma è come sempre uno di quei grandi personaggi della fine, che con Renato abbiamo asciugato, abbiamo reso contemporaneo, non perché ce ne fosse bisogno, ma ovviamente il nostro lavoro è proprio quello di riportare al pubblico di oggi il senso di parole che sono proprio classiche, perché ci riguarderanno, ci riguardano, ci hanno riguardato. E in questo caso io credo che mette in moto tante cose la tempesta, cioè è veramente una delle grandi opere attraverso cui capire una crisi, un mondo in rovina che vuole salvarsi, e il complotto del potere, perché Prospero è un uomo che è stato privato del suo regno per un complotto e si è isolato. Ovviamente è anche il grande testo del rapporto con l'altro dall'uomo occidentale, perché c'è Calibano, c'è quindi l'uomo primitivo, cosiddetto primitivo, che in realtà è un uomo sensibilissimo. Uno dei pezzi più belli della commedia è il momento in cui racconta i rumori dell'isola, e nel raccontarlo è un grande poeta, usa un diagramma che è proprio quello di una sensibilità estrema, quindi tutt'altro che rozzo. Ecco, è tutto questo caleidoscopio, ma sicuramente c'è questo aspetto importante di un potere che aspetta di poter tornare e che forse non si sente degno di tornare, di un potere che è sovrastato dall'idea della cultura, perché Prospero è un grande intellettuale e quindi è un uomo che a un certo punto si rimprovera di avere scelto i libri al potere, cosa che di solito non succede mai.